Come tutti gli anni in primavera arriva l'asparago che viene prodotto in una ventina di comuni. L'asparago che è un prodotto d'eccellenza, la cui storia si perde nella notte dei tempi ed è una produzione tipica anche della zona veronese. Ne parliamo con il presidente del Consorzio di Valorizzazione dell'Asparago, Emidio Bedendo, che saluto. Buongiorno Emidio, ciao e ben arrivato, con il quale faremo un giro, ci spiegherà il ciclo produttivo di questo eccellente prodotto che può essere consumato in tantissimi modi. Siamo nella sua asparagiaia, che ha quanti anni ha Emidio? Questa asparagea ha 7 anni. Ecco, ci racconti un po' il ciclo produttivo dall'inizio, cioè si parte Dall'inizio. dalla zampa, giusto? Esatto, in questo periodo, nel mese di aprile, si mette giù le zampe, quelle giovani. Sono tipo. Tipo, ecco, hanno questo, sono, le radici sono queste zampe, da piccole così. Li si lascia in letargo, fra parentesi, per 3 anni non puoi produrre Quindi si seminativo. mettono giù a che A profondità? profondità una ventina di Una centimetri ventina di dall'interno. centimetri Si dalla. fa un solco Sì. e si posano giù lì una ogni 25-30 centimetri. Ho capito. Ne vanno sulle 4 al metro e 3 e mezza a Ecco, 4. allora consideriamo i primi 3 anni, cioè si incomincia a fare la raccolta al terzo Al anno. terzo anno si può raccogliere, al terzo anno poca roba, ma si può già spilumare qualcosa, così poi dal Certo. quarto in poi Sì. si va su, Però nel aumenta. frattempo l'asparagaia ha bisogno di manodopera Ah sì, comunque, ah, quella anche se invidiata. non Ah, produce. bisogna sempre tenerla pulita, soprattutto dare acqua nel periodo estivo, perché è una pianta che ama molto l'acqua, perché vedi, queste radici sono come di spugna quasi, capito? Loro si riempiono d'acqua e Certo. sopportano anche più il caldo dell'estate, perché una volta le piantagioni di asparago, chi ha conoscenza della storia a Verona, la nostra provincia, venivano fatte, i primi piantagioni erano sulla zona di Monteforte, lì sotto la Terrossa e così. Sembra strano, ma andiamo indietro qualche secolo anche, oppure a Rivoli, Cavaillon, che adesso addirittura portano avanti ancora la festa dell'asparago a Cavaillon, poi hanno inventato le vigne e è più comodo. Ma una volta là c'era piantagione di asparago. Certo. E perché? Perché sono terre aride, secche, asciutte, e l'asparago basta un temporalotto lì a fine raccolta, quel periodo qua, maggio e così, poi fa una scorta di acqua nelle sue radici, capito? Sì. Se tagli questa, quella, vedi che è tutta. Se si assorbe Si assorbe l'acqua. e Ho dura nel tempo, è un cammello. capito. In pratica si può anche definirlo così, capito? E allora su quelle terre aride così si faceva questa piccola piantagione, anche lì per sfruttare un po' il territorio, capito? Poi piano piano abbiamo cominciato a riportarlo giù nelle nostre terre, che sono più indicate di lassù, perché Certo. qua è terra, non c'è sasso, vedi che Sì, terra sì, è. sì, sì, sì. Ecco, diciamo dal terzo anno si inizia la produzione. Quando inizia? In che periodo? Marzo, aprile? Lì si va, dopo, dipende sempre Dal tempo, dal tempo e ovviamente. così, ma cominci a questo livello, non sottoserra, parlo fuori, lo stato come siamo qua, e incominci verso i 20 di marzo, dai 15 ai 25 periodo lì, poi dipende anche dalle varietà, c'è quella più precoce, quella più tardiva, e questa sta a noi a fare queste Certo. scelte. E questa poi quanto dura? Un paio di mesi, tre? Allora fai come raccolta, fai sui 40 giorni, 40 giorni. sì. Sui 40 giorni di raccolta e poi li devi staccare, perché la devi far vegetare, perché dopo si deve rinforzare per l'anno prossimo. Non è che continui, continui, perché lei potrebbe darti anche di più, però la sfrutti troppo e Certo. dopo trovi difficoltà l'anno prossimo, capito? Una volta che sono pronti, ci fai vedere come si fa a A raccoglierli? raccoglierli, ecco, è una cosa che bisogna avere un po' di pratica. Dunque io, Un vedi po' questa, tanta, la punta immagino. è qua. Io Sì. calcolo che devo andare col ferro a questa distanza, vedi questa sgurbia, non so come si può definirla. Vado giù da un po' staccato, calcolo che vado, ecco, io l'ho colpito. E si va a dare un Un colpo e colpo quello si e stacca. si taglia lì così. Adesso si porta al capannone e là viene Là si fa la lavorato. lavorazione.
Certo. E questo è un lavoro che bisogna farlo a mattina presto, insomma, alle prime luci, perché devi raccoglierlo quel fresco, allora ha più durata, più freschezza, più certo. croccante rimane, capito? Le ore calde lasciano dormire la certo. Ed è consigliabile mangiarlo, cioè consumarlo fresco. Fresco, sì. Le prime, non dico le 24 ore. Anche perché c'è quel famoso detto che dice che ci sono 40 qualità quando è qua. 40 proprietà. Proprietà. Ogni ora ne perdi una. Questo qua calcolato dai cervelloni. Quindi prima si mangia meglio. La Vigna, che è un luminario dell'asparago, che è veronese anche, adesso gira tutto il mondo, è così. Che tanto più, questo è un asparago che ha fatto lui una... degli incroci e si chiama Zeno, ha dato questo nome come San Zeno di Verona. Ah, ho capito. Allora, asparago bianco, asparago verde, la differenza? La differenza è solo che l'asparago bianco, come tu vedi, è coperto quel telo nero perché non prenda la luce. Cioè, e rimane bianco per quello? Rimane bianco, ogni giorno o ogni due devi raccoglierlo perché lui è sotto e così. L'asparago verde invece lo lasci vegetare, che potremmo far vedere anche quelle cose sì. lì, e quello ti porta su e prende la luce, quindi la è così, te lo diventa verde, e ora c'è chi piace, ama la certo. l'asparago verde e quel bianco. Certo. Ma il più in Italia c'è l'80% di verde. Di verde? Sì, è solo il Veneto che fa il bianco. Oppure qualche piccola macchietta in Piemonte, poi c'è il violetto di Elbenga, che è una varietà diversa, che è tutto viola. Però prevalentemente, diciamo, c'è il verde seguito dal bianco. Ecco, sì, questo esatto. è un po' la produzione che viene fatta. Il Veneto ha sempre fatto così, abbiamo il nostro mercato che è tutto il nord Europa, capito? Anche perché anticipiamo rispetto a loro, perché certo. le temperature. Poi c'è la Germania che ci uccide con... Che è un grande produttore, oltretutto, la Germania. Oh, Madonna, quella ci cancella quei numeri. L'anno distese da 30-40 grandi ettari. Produttori e anche grandi consumatori. Grandi consumatori, per loro è una religione l'asparago. Sì, sì, certo, certo. Questi giorni qua, fino a fine maggio e primi di giugno, che è proprio una tradizione, l'asparago è come noi, come si può dire, non so, il prosciutto o il parmigiano, per loro è una cultura l'asparago. Certo, tu certo. vai nelle aziende a prendere un mazzetto di asparago, hanno il banchetto là con le uova, l'asparago sempre cotto, capito? Fai gli assaggi, è tutto un altro mondo, ecco. Io ci sono stato là certo. ancora qualche anno fa, è un piacere. Anche perché si può mangiare in vari modi, c'è il pasticcio, c'è... Freddo, cotto e freddo. Cotto, freddo, con il risotto è ottimo. Il risotto è la sua morte. Senza dimenticare ovi e asparagi. Senza dimenticare uova e asparagi, che è proprio il basilare. Il basilare. Puoi fare sodo, oppure anche all'occhio di bue, l'uovo, sciolto sopra. Certo. C'è qualche piccola variante. Variante, ce ne sono diverse. Magari però, accompagnato anche da un buon bicchiere di vino. No, quello soprattutto bisogna. Bianco. Bianco, che non devi ammazzare l'asparago con vino un po' duro, forte. Rigorosamente bianco. Sì, noi abbiamo fatto tante serate e lo abbiamo sempre abbinato col vino, si può dire, non è pubblicità, quello di Custozza, che sì. è molto gentile come boccato, e quindi si accoppia molto bene. Si accoppia molto bene. Andiamo a vedere anche quello verde, sì. che così completiamo... è tutta ecco, guarda, c'è un altro anche qua sì. Cioè, vedi lo sparo come dove giù hai... questa è un po' è una vita io che si fa quel lavoro qua, uno non si improvvisa, no beh certo, su questo non c'è un dubbio, la stacchi e la vedi qua, non vedi sotto com'è, no ma poi lì, però... E poi ci vuole anche mano nel raccoglierlo, perché soprattutto se fai danno. Eh beh, certo. Ecco, vediamo anche l'altro, quello... Adesso, ecco, questa è la prima parte. Quando comincia a essere verde, la sparo, vedi? Sì. È fuori da terreno, questo qua è da ieri sera che è venuto su. Già quelle poche ore di luce che ha fatto, vedi che ha cambiato colore.
è un po' violetta e certo. Sta prendendo il rosso e così. Se questo qua fosse stato coperto sarebbe tutto bianco. Sarebbe tutto bianco. Poi piano piano fa questa funzione. Ah, è vero. Quello è venuto su ieri mattina. Sì. Ed è già verde. E ha preso tutta la luce tutto ieri e questa notte no, vado d'accordo, ma e sale, vedi che comincia a essere più verde di questo, perché questo qua certo. Alle prime ore e questo qua è un giorno. Dopo ovviamente cresce, anche quello va raccolto come quello bianco. Sì. E poi pian piano va a finire in... Va a finire in sparagaia. Ecco, questa è una pianta che qua non raccolgo, perché questa erba qua. Questo quando... Oh, aspetta. Ecco perché... È brutto, veda. Uh-huh. Ah, si può dire, questo è lo sparagetto bianco che è conosciuto. Sì. Poi c'è questo passaggio. E queste poi praticamente fanno il loro ciclo e pian piano diciamo che arriviamo all'anno prossimo. Cresce, come cresce, vedi? Fa questo, poi sale, certo, certo. E poi si arriva alla vegetazione. Alla vegetazione. È molto chiaro la cosa. Sì, sì, ha il suo ciclo naturale. Di... Questo è già un'altra, vedi? Sì. E poi una sparagiaia quanto produce, cioè nel senso di tempo, quanto dura, in quanti anni, mediamente? Mediamente, se la rispetti come raccolta, cioè di non sforzare troppo, tirare a lungo più di 40 giorni non va bene a fare qualità, ti puoi raccogliere per una decina d'anni. Per una decina d'anni. Sì. Quindi bisogna avere l'accortezza, il produttore, 3 anni prima comunque, sì, di ripartire con una nuova. Con una nuova. Con una nuova che non deve essere però nello stesso posto. No. Possibilmente bisognerebbe anche a cambiare terreni. Noi abbiamo produttori che, ma tutti... Si cambia terreno perché il terreno deve essere selvatico, quindi noi per questa piantagione, certo, certo, deve avere tutte le sue sostanze per poter darti, ti dà l'asparago più buono, più bello, tutto. Non puoi continuare a replicare sulla stessa terra. Ho capito. Perché è una piantagione che è lunga di durata nel terreno, dunque lì elimina tutto quello che l'asparago ha bisogno. Di conseguenza non puoi ripeterti con le piante giovani. Non muoiono, però non ti danno resa. Che poi fra l'altro l'asparago è ricco di minerali, di vitamine, ah, sì, sì, sì. E invece è poco calorico, sì. E quindi può essere adatto anche che per chi fa delle diete ipocaloriche. Sì, sì, è consigliatissimo. È consigliatissimo. Dopo è un depuratore anche del nostro fisico. Certo. Perché la legge giusta, la natura non sbaglia, sarebbe senza le serre, un discorso un po' molto aperto, è la prima piantagione, il primo ortaggio che la terra dà in primavera, l'asparago. Certo. Adesso ci sono le serre, c'è la possibilità di portare, avere... Sì, di anticipare i tempi, diciamo. Nel tuo territorio, nelle nostre zone, l'asparago comincia a marzo a avere già la prima verdura che puoi mettere in tavola. Certo. Allo stato naturale, capito? Poi il mondo è cambiato e vabbè, ma una volta era così. Infatti te quando mangi l'asparago senti... qualcosa di diverso quando fai la pipì, un po' di odore, sì, è sì, un depuratore, pulisci tutte quelle scorie che hai accumulato durante l'inverno, giusto? Che se noi conosciamo e amiamo la terra, non c'è bisogno di pasticche. Abbiamo tutto, è quello che trascuriamo, perché la comodità va in farmacia, dammi questo perché non riesco a digerire, certo. Dammi l'altro perché che mi viene fame o che non mi ingrassa, è tutto sbagliato. E allora non ci resta che assaggiarli. Perché sono buoni. Perché sono buoni. Già. Benissimo. Allora, grazie Emidio di questa chiacchierata, di averci fatto vedere come... Niente, è sempre un piacere. È sempre un piacere e vedere anche questa... Perché quando lo vedi nel piatto... Non ci si rende conto. Non pensi che ci sia questo lavoro dietro, ecco. Certo, è vero.